Ciao ragazzi e benvenuti su Gastrop Drums. Nel video di oggi andiamo a parlare di Charleston, ma andiamo a parlare di Charleston in un modo diverso dal solito, perché di solito si parla del Charleston e si parla di molti modi di suonare il Charleston, quindi con la punta, con la pancia, aperto eccetera. Oggi non voglio fare questa cosa qua. Oggi voglio andarvi a spiegare 10 modi di posizionare il Charleston, 10 modi di andarlo a suonare da una parte e dall'altra, aperto, chiuso, con i sonar, con mille cose. Quindi per prima cosa vi dico di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché come c'è scritto qua, come vedete, la percentuale di quelli che guarda i miei video e la percentuale di quelli che si iscrivono è diversa. Quindi chi guarda i video dovrebbe... vabbè, iscrivetevi. Per prima cosa vi faccio vedere il Charleston normale. Quindi il Charleston, come sappiamo, può essere utilizzato con la punta della bacchetta, con la pancia della bacchetta, può essere suonato aperto, può essere suonato col pedale, può essere suonato splashato, può essere suonato in mille modi diversi. Ma questo, come vi ho detto, è il modo solito di suonare il Charleston. Quindi direi di passare subito avanti con il Charleston dopo. Per farvi vedere questa cosa, io mi devo avvalere di alcune cose che ho mandato a prendere da strumentimusicali.net, perché altrimenti non ce la farei mai a farvi vedere questi mille modi di suonare il Charleston, perché dovrei rimanere triste da solo con il mio Charleston normale. E invece adesso pian pianino andrò a farvi vedere tutte le possibilità che abbiamo con questo Charleston. Per prima cosa parto da un aggeggino piccolino, questo è un clunch del Charleston, super super utile per tantissimi di voi, perché in pratica, sì, ho utilizzato ovviamente le forbici, tranquilli oggi, perché me le chiedete ogni tanto, ma andate tranquilli, le userò per sempre queste forbici, finché non troverò delle forbici più brutte. Ecco qua, abbiamo questo clunch. Come funziona? Questo è un clunch normalissimo da attaccare al Charleston, ma questa cosa qua ci permette di andare ad aprire e chiudere il Charleston, quindi noi possiamo avere Charleston aperto o Charleston chiuso quando vogliamo. Vi spiego, perché soprattutto per quelli che usano il doppio pedale di voi è una bomba pazzesca. Adesso vi spiego il perché, vado a montarlo. Prima cosa, montare l'altro clunch, questo si può buttare. Clunch montato, vado ad attaccarlo al mio Charleston e adesso vado a mettergli questa. Troppo una figata sta roba. Come vedete qui va ad agganciare il mio Charleston, quindi se io tiro sul Charleston lui me lo aggancia, ma poi se io vado a premere qui con la mano, vedete, il Charleston va giù. Nel momento in cui schiaccio di nuovo il pedale, riaggancia e ripiglia sul Charleston. Quindi io posso suonare col Charleston aperto, fare così e avere il Charleston chiuso. Questo è molto importante per chi usa ad esempio il doppio pedale, perché col doppio pedale, io quando uso il doppio pedale posso avere il Charleston aperto. Quando invece ho bisogno di utilizzare il pedale del Charleston, vado a premere, lui riaggancia e me lo riporta su. Una figata pazzesca. Poi devo tornare sul doppio pedale, è chiuso e posso andare a suonare tranquillamente il mio doppio pedale col mio Charleston chiuso. Un'altra possibilità che abbiamo super super interessante, cioè la nostra terza possibilità, diciamo, è quella di andare a prendere un aggeggio veramente super super interessante della Dixon, che ho trovato in bistock su strumentimusicali.net. Forse l'ha messo a fuoco? Sì, lo mette a fuoco. In bistock. Cosa vuol dire bistock? Bistock vuol dire che praticamente è uno strumento, diciamo tra virgolette, usato, anche se non è vero, perché sono strumenti tra virgolette utilizzati, già usati, anche se di solito usati per pochissimo, quindi praticamente nuovi. Adesso vi faccio vedere questo qua. Strumentimusicali.net li prende e li vende a molto meno del prezzo originale. Quindi è una bomba perché è veramente utile. In realtà io questa tipologia l'ho già utilizzata in un altro video, ma come potete vedere, cioè è nuovo, nel senso non ha nessun tipo di problema. Questo cos'è? Questo è un pedale con il Charleston remoto, quindi un pedale dove il mio Charleston può arrivare in qualsiasi punto, quindi come numero 3 è il Charleston in qualsiasi punto della batteria, quindi non sempre al solito posto lì come vi dicevo, ma assolutamente dove vogliamo. Come si monta questo che non me lo ricordo? Quindi montiamo questo pedaluzzo. Eccoci qua, pedale montato. Come potete vedere io adesso ho due pedali del Charleston, uno e due. L'altro però, tramite questo cavo blu, posso andarlo a mettere in ogni parte della batteria. Quindi io adesso voglio andare praticamente, aspettate un attimo. Ah! Fermo. Fermo?
e togliere questo piatto e andargli a mettere questo Charleston al posto di questo piatto. Come faccio? Vado ad attaccare quest'asta con una clamp che adesso prendo. Come ad esempio questa qua della Pearl, che è già un pochettino più sofisticata, ve ne lascio una poi sotto in descrizione. Andiamo a metterla attaccata a questa nostra asta qua con la clamp. Gli piazziamo sopra il nostro Charleston. Come potete vedere, in pratica sono andato a mettere il Charleston in un punto strano, nel senso sono andato a metterlo in un altro punto, ma se io schiaccio con il piede, col mio piede sinistro, riesco a gestire il Charleston laggiù, guardate. È molto strano, devo dire. All'inizio si fa un po' fatica perché ho il Charleston da quella parte là, ma il piede che lo gestisce è questo. Però facendoci ovviamente l'abitudine diventa tutto molto semplice. Quindi questo è un ottimo modo per potersi posizionare il Charleston. Io adesso l'ho messo alla mia destra, ma possiamo metterlo qui, possiamo metterlo qui, possiamo metterlo qui, 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 dove vogliamo. Numero 4, se voi avete un altro Charleston aggiuntivo, tipo questo qui, potete andarlo a mettere al posto del Charleston di prima. Gli vado anche a mettere la clamp, quella da doppio pedale che vi ho fatto vedere prima, e in questo modo io ho due Charleston gestibili come voglio, perché questo è un pedale, questo è l'altro pedale. Ovviamente adesso questo lo sentirete un po' meno come volume perché non c'è il microfono apposito per questo Charleston. Ma posso gestirli tutti e due come voglio. È una figata pazzesca questa roba. Quindi posso averli tutti e due aperti, tutti e due chiusi, come voglio. Numero 5. Rimaniamo col Charleston qui e vi voglio far vedere una cosa. Se io ad esempio voglio un Charleston super potente, allora che cosa posso fare? Posso fare questa cosa qua. Guardate che figata pazzesca. Vado a togliere il mio Charleston e vado a mettere al posto del Charleston questo Crash Minol Pure Alloy Custom. Vado a metterglielo qua sopra, così. Poi vado a togliere questo Charleston qua, cioè il piatto bottom, e vado a mettergli questo Crash che ho qui sulla sinistra, che è un Custom Dark da 18 della Zildjian. Vado a mettergli sopra questo e vado a farmi un Charleston da 18 pollici. È divertentissimo, raga. È veramente una figata pazzesca. Farsi un Charleston così lo possiamo fare con qualsiasi piatto. Un Charleston da 18 è enorme, però con dei Crash da 16, con degli Ozone o dei Trash Crash come questo qua, è una bomba, è una figata. Sentite che sonorità. Ve ne faccio vedere un altro, Charleston numero 6. Adesso vado a togliere questo, guardate, rimetto il Crash da 18 al suo posto qui, tolgo il Tom 2 e vado praticamente a mettere quella sta lì, quella mezza sta lì col mio Charleston montato sopra, e poi vi faccio vedere che piatti gli metto sopra. Splash preso da strumentimusicali.net, questo Minol HCS da mettere sotto, e sopra questo A Custom Splash, sempre da 12 pollici. Vado a mettere uno sopra l'altro e vedo che cosa succede. No, ho sbagliato. Il mio A Custom è da 10, non da 12. Chissà perché ho detto da 12. Questa è una figata pazzesca, soprattutto quelli che vogliono fare magari musica un po' più contemporanea, trap, hip hop, eccetera.
Il fatto di andare a mettere due piatti uno sopra l'altro in questo modo è una figata, perché poi quando aprite avete un suono super secco. Più sono piccoli i piatti, più il suono sarà secco. Altra possibilità di Charleston, siamo alla numero 7. Forse siamo alla numero 7. Allora, riprendiamo il pacco di strumenti musicali .net e andiamo a prendere questo sonaglio della Mail. Questo sonaglietto qua è una bomba, perché possiamo attaccarlo o sopra il Charleston proprio, e quindi oppure andare anche semplicemente ad appoggiarlo sul piatto. Questo avrà un suono un pochettino meno definito, beh, ovviamente i sonagli non possono fare tutto quello che vogliono, ma sono appoggiati al Charleston o agli splash in questo caso, però è molto 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 carino come effetto, e più che altro può essere utilizzato con gli splash così. Possiamo usare i crash da 18 come prima e metterli sopra questi cembalini qua, possiamo metterli sopra un Charleston, possiamo veramente fare quello che vogliamo. Adesso siamo al numero 8, prendiamo di nuovo l'asta, mettiamogli sopra di nuovo un Charleston normale, prendo il mio altro Charleston, ho posizionato l'asta qui, vado a metterlo qui. Solitamente i Charleston che si mettono sopra così di solito sono quelli più piccoli, ma non fa niente. Lasciamogli il Charleston da 15 in alto. Magari adesso non sarebbe male abbassarlo un filo, almeno un pochettino, sapete un po' com'è. Adesso guardate che figata, in realtà ho due Charleston molto vicini, che posso decidere anche in realtà di tenere uno chiuso come questo qua, e posso andarmi a creare dei giochi di suoni molto particolari. Questa è una figata pazzesca, lo vedrete ad esempio da Maurizio dei Lazzaretti, lui di solito ha un Charleston qui e un Charleston più o meno qua sotto il crash, però l'idea è la stessa, avere due suoni gestibili in questo modo è veramente una bomba. Con questo pedale aggiuntivo sulla sinistra è veramente una figata pazzesca. Ma se io non voglio mettere il pedale a sinistra, arriviamo alla numero 9. Ho rimontato il Charleston di qua, come potete vedere, ma stavolta vado a spostare e vado a metterla attaccata al mio pedale della cassa. Quindi adesso io ho la possibilità di fare... Quindi ragazzi, quelle che vi ho fatto vedere oggi sono 9 possibilità di crearsi qualsiasi tipologia di Charleston. La decima possibilità, qual è? La decima possibilità, che è sempre importantissima, secondo me è la possibilità più importante, è quella di utilizzare la nostra creatività per andare a mettere insieme magari tutte le 9 possibilità che vi ho fatto vedere fino adesso. Quindi se voi ad esempio avete due Charleston come me, ma volete che un Charleston abbia la possibilità di essere chiuso o aperto con questa clampina qua, allora la metterete a un Charleston, quindi avrete creato un'altra possibilità. Oppure ad esempio questi due Charleston, io potrei anche decidere, ecco, questa potrebbe essere una decima possibilità molto interessante, di andare a mettere questo cembalino della Mail, andarlo a mettere sopra un Charleston, tipo se passa qui. È difficilissima come cosa, bisognerebbe studiarla un po', però è una bomba pazzesca, è una figata. Quindi appunto cercate un po' di utilizzare la vostra creatività, la vostra inventiva, per trovare soluzioni diverse. Quindi oggi appunto ve ne ho fatte vedere 9, la decima la dovete trovare voi, le decime, perché poi in realtà ce ne saranno tante di più di 10 di soluzioni di posizionare il Charleston. Fatemi sapere voi come utilizzate il vostro Charleston, se utilizzate due Charleston, se lo posizionate qua, 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 qua sopra, sotto, come utilizzate il vostro Charleston, fatemi sapere un po' di cose. Io con questo vi saluto qua, ho già detto abbastanza.
partenza voglio ringraziare strumentimusicali.net per avermi mandato... Ho spostato la telecamera, vabbè. Tutte queste cose da provare, da farvi vedere, quindi spero di avervi dato un bel po' di spunti se stavate cercando un modo diverso di suonare il vostro Charleston. E io basta, con questo vi saluto qua, ci vediamo al prossimo video. Ciao!